Giovanna, mi chiamano Giovanna, Rita la mia amica, quella preferita, pacchi cinese a King Kongolese. Giulio vi presento, poi si va il convinto. Suo caprone, c'è un gattino, un pisciolino, un altro gattino e fra contadino. Si può giocare, navigare, si può suonare ed anche ballare, se Jacopone inizia a parlare. Con attenzione è bello ascoltare. Oh, siete già qui, non pensavo che aveste già acceso la televisione, ragazzi. Oggi ho bisogno di tutta la vostra attenzione perché ciò che vi sto per raccontare è molto importante. Riguarda i 10 comandamenti. Eh sì, proprio quelli che tanti, ma tanti anni diede a Mosè sul monte Sinai. Erano due tavole di pietra sulle quali il Signore aveva scritto le leggi per il popolo di Israele. Oggi valgono ancora queste leggi. Ciao, Fra Giorgio, ma Gesù ci ha dato un nuovo e più grande comandamento. Amatevi gli uni e gli altri come io ho amato voi. Giovanna. Pa, scendi! Che cosa c'è? Sto arrivando! Aspetta, prendi! Aia! Vieni, hanno con... E farà giocare anche noi, che ne dice? Certo! Vediamo chi fa centro! Apri il controller, metti il dischetto, lo fai partire ed entri come un fulmine nel gioco, hai capito? Sei il mio potere. Adesso ti faccio vedere io, mostriciattolo. Che forte, giochi direttamente nella televisione. Altro che i soliti videogiochi. Senti qua. Tremendo, si sentono le botte, ma come fa? Ha una cosa che si chiama Dual Shock. Ti fa sentire le vibrazioni e i colpi sulla mano. Scusate, ragazzi, è una bella giornata, ma perché non andiamo a giocare fuori? Non so se vengo. Ma ti ricordi che dopo c'è la partita? Di che partita parli? Della partita contro quelli della quinta A, te lo sei dimenticato? Non lo so se vengo. Ma come? Tu sei il capitano e sei il più forte. Se non vieni tu ce ne fanno 5, devi venire. Beh, Hakim, vuoi paragonare la PlayStation ad una partita di calcio? Dove si suda e magari ti becchi un calcio negli stinchi. Ma ti diverti a giocare? Gioco contro il computer, è uno sballo, meglio che con qualsiasi altra persona. Prendi, maledetto. Beh, ciao, noi andiamo. Sei il mio potere. Oh no, ho sbagliato! Oh no! Chissà come andrà a finire questa volta. Distrutto, distrutto! Ancora un altro! Avanti, forza! Giulio, è in tavola! No, 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 non posso! Devo giocare! Per favore, devo giocare! Devo vincere! Ma Giulio, perché non vieni a mangiare? È tutto il giorno che sei lì attaccato alla PlayStation. Oh no, ancora un'altra! Fammi fare un'altra partita, mamma!
Va bene, ragazzi, allora, cosa sono queste facce? Avete perso, ma avete giocato bene. Sono sicuro che la prossima volta andrà meglio. Tutta colpa di Giulio che non è venuto. Già, è vero, è un po' che non si vede Giulio. Per forza, Fraiaco, sta tutto il giorno attaccato alla sua PlayStation. Giulio non è nemmeno venuto a scuola stamattina. È ammalato. Davvero? Chi te lo ha detto? La sua mamma gli ha telefonato alla mia mamma. Quanto ha di febbre? Quasi 39. Voglio giocare. Entra, Giulio. Siamo dentro la PlayStation. Pensa che partite. Possiamo entrare e uscire quando vogliamo. Non è più un gioco. Ora siete in mio potere. Facci uscire, per favore. No, non potrete mai più uscire di qui. Ma chi ti credi di essere? Tu non puoi fare quello che vuoi. Certo che posso. Io sono Dio. Io voglio la mia mamma. Nessuno può aiutarvi qui dentro. No, no, non puoi. Non puoi fare questo. Aiuto, aiuto, aiutatemi. Sono qui. Calma, non preoccuparti. Grazie a Dio la febbre ti è passata. Vedrai che domani starai meglio. Allora, Giulio, come hai fatto in questi giorni senza la tua PlayStation? Sapete, ragazzi, prima ero convinto che la PlayStation fosse la cosa più importante del mondo. Poi invece ho capito. Che hai capito? Che l'aspirina è molto più importante della PlayStation perché ha fatto passare la febbre. Ah, sì, questo è davvero un bellissimo gioco. Scriviamo qual è la cosa più importante del mondo. Per me le arance sono più importanti dell'aspirina perché contengono la vitamina C. Sì, ma l'acqua è più importante perché se non ci fosse le arance non crescerebbero. Non è vero, secondo me il sole è più importante dell'acqua. Prova a vivere nel mondo senza il sole. E perché senza acqua si morirebbe di sete? Io so una cosa che è più importante dell'acqua e del sole. Il papà e la mamma, se no non nasciamo. È vero. Hai ragione, Giovanna, ma anche loro, senza il loro papà e la loro mamma, non sarebbero mai nati. E noi tutti non potremmo vivere senza il nostro padre buono che si prende cura di noi e ha creato i nostri genitori, ma anche il sole e anche l'acqua e le arance. E l'aspirina? E la PlayStation? Tutte le cose del mondo sono belle e importanti, ma vedete, se pensiamo ad una cosa soltanto tutto il giorno, allora quella cosa diventa troppo importante, più importante di noi e anche importante di Dio. Quando qualcosa o qualcuno ci vuol far credere che è più importante di Dio, è meglio non dargli ascolto. L'unico in cui possiamo sempre aver fiducia è Dio. Lui si preoccupa di noi e ci ama in modo esclusivo. Quindi preoccupiamoci solo delle cose importanti. Ma che succede? Presto! Ah, non ti preoccupare, tanto non era importante. Siete già qui, non pensavo che aveste già acceso la televisione, ragazzi. Oggi ho bisogno di tutta la vostra attenzione perché ciò che vi sto per raccontare è molto importante. Riguarda i 10 comandamenti. Eh sì, proprio quelli che tanti, ma tanti anni fa, Dio diede a Mosè sul monte Sinai. Erano due tavole di pietra sulle quali il Signore aveva scritto le leggi per il popolo di Israele. Oggi valgono ancora queste leggi. Ciao, fra Giovanni. Gesù ci ha dato un nuovo e più grande comandamento. Amatevi gli uni e gli altri come io ho amato voi. Non ho mangiato nulla nemmeno oggi. Dai, Giulio, vieni a darmi una mano. Eccomi, Fraiaco. Tieni la corda e falla passare sopra quel ramo. Ho detto sopra, Giulio. Speriamo che si sbrighi. Dobbiamo iniziare la partita di al lavoro. Tiro perfetto.
detto non nominare il nome di Dio in vano. Vuol dire che non bisogna bestemmiare. E cosa vuol dire bestemmiare? Vuol dire insultare Dio, dirgli delle parolacce. Nel posto dove sono nati i miei genitori, non si deve nemmeno dire, altrimenti ti mettono in galera. Ma se dici le bestemmie, che cosa ti succede? Ti viene una malattia. Non è vero, fra Jaco? No, niente malattie. Dio non è mica permaloso, sapete? A chi dice bestemmie succede che si dimostra un po' stupidotto, proprio come se fosse un bambino di 5 anni. Ma sono i grandi che dicono le bestemmie. I grandi fanno come i bambini, che danno sempre la colpa a qualcun altro. Non sono capaci di fare qualcosa, se la prendono con Dio. Gli si rompe una cosa, se la prendono con Dio. C'è traffico, hanno un incidente, perdono un appuntamento e danno la colpa a Dio. Ah, ma io ho un appuntamento in città. Ci vediamo domani. Ciao. Oh no, ti prego, signore, fa che domani ci sia il sole, così si fa la partita. Ah, già che ci sei. Ti prego, fai vincere la mia squadra. Per favore, Hakim, smettila, sto studiando. Ho bisogno di silenzio e di concentrazione. E va bene, Jeanette, andrò a giocare fuori, al campetto. Ti prego, signore, domani mia sorella ha l'esame. Fa che sia promossa. Ti prego, signore, fa guarire Merlino. Non è il gatto più bello del mondo, però è troppo simpatico. Ciao ragazzi, guardate un po' chi ho portato con me. Ciao, come stai, piccolino? Direi meglio, visto che si è mangiato una scatola di croccantini. Beh, cosa sono queste facce da funerale? Iulio è molto arrabbiato. Arrabbiato e raffreddato, a quanto pare. Per forza, Dio non è stato ai patti. Cosa? Che patti? Io gli avevo chiesto una bella giornata e invece ieri ha piovuto tutto il giorno. E io invece l'esame di mia sorella e non mi ha ascoltato. Ragazzi, non è lui che non vi ha ascoltati, siete voi ad avere sbagliato tutto. Ma io ho pregato 3 volte. Dovevi accendere una candela, con me ha funzionato. Sì, e poi dire anche abracadabra. Ragazzi, Dio non è il genio della lampada di Aladino. Però Merlino è guarito. Certo, perché fra Jacopo presente è andato dal veterinario e gli ha portato una bella medicina. E perché mia sorella è stata bocciata all'esame? Probabilmente ha studiato poco. È quello che ha detto il professore. Non si deve nominare Dio quando lui non c'entra, per poter coprire le nostre responsabilità, la nostra pigrizia, la nostra cattiva volontà. Noi abbiamo bisogno di Dio, ma anche ha bisogno di noi, perché vuole essere il nostro padre buono. Ah, eccoli qui. Lui ha disegnato la nostra vita. Ma siamo noi che dobbiamo completare il suo disegno d'amore. Oh, la mia povera schiena. Ecco, questo non è colpa di Dio. Il suo disegno d'amore è bellissimo, ma se noi non lo coloriamo, rimarrà per sempre vuoto. Come facciamo a sapere se c'è Dio? Quando il cielo è coperto, tu vedi il sole risplendere? No. Però lo sai che il sole c'è lo stesso. La fede è proprio questo: credere in Dio anche quando non si fa sentire. Scusami, fra Jaco, ma allora quando noi ci rivolgiamo a lui, secondo te che cosa dobbiamo chiedergli? Semplicemente questo: Signore, tu sai quello che è buono per me, ma c'è anche un modo per chiamare Dio che lui preferisce. E lo preferisce perché è un modo molto confidenziale e ce lo ha insegnato proprio Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Oh!
Siete già qui? Non pensavo che aveste già acceso la televisione, ragazzi. Oggi ho bisogno di tutta la vostra attenzione. Sto per raccontare è molto importante. Riguarda i 10 comandamenti. Eh sì, proprio quelli che tanti, ma tanti anni fa, Dio diede a Mosè sul monte Sinai. Erano due tavole di pietra sulle quali il Signore aveva scritto le leggi per il popolo di Israele. Oggi valgono ancora queste leggi. Ciao, Fra Giorgio, ma Gesù ci ha dato un nuovo e più grande comandamento. Amatevi gli uni e gli altri come io ho amato voi. La domenica. Io vado a mangiare al lago assieme ai miei genitori. Io vado alla partita con mio padre. Ciao Merlino, anche a te piace la domenica, è vero? Mi raccomando, non dare fastidio a Red. Però la domenica Puck non si vede mai. Deve aiutare i suoi genitori al ristorante. Ma la domenica? Figurati, la domenica è sempre piena. Scusa, ero distratto. Che cosa dicevi? Iaco, perché ci si riposa proprio di domenica? Io lo so, perché Dio ha creato il mondo lavorando 6 giorni e poi il 7° si è riposato. Già, proprio così. È questo che facciamo anche noi, perché la domenica è un giorno speciale in cui smettiamo di preoccuparci di tutte le cose della settimana. È un giorno in cui possiamo riflettere, guardare lontano, essere contenti di quello che abbiamo. Un giorno da dedicare a colui che ci ha dato tutto. Ecco perché Fra Contadino non va alla vigna la domenica. Sì, esatto. E se si riposa l'uomo la domenica, si riposa anche tutto il creato, la natura, gli animali. Merlino non dà la caccia a Red la domenica. Lo dici tu che non mi dà la caccia? Quello non si ferma mai. C'è qualcuno che si riposa anche al lunedì. Puck! Puck! Si è addormentato. Ah, poveraccio, ha dovuto lavorare al ristorante per tutta la domenica. Però non è giusto. Che festa è? Anche per Puck. Già, la domenica non è certo un giorno di riposo e di festa per lui. Anzi... Dobbiamo fare subito qualcosa. Che cosa ne dite, ragazzi? Scusaci un attimo. Ma che cosa state combinando? Quando fate così prevedo guai. Spiegami che cosa avete in mente. Non se ne parla. Questo sì! Quando scatta il piano? Sabato mattina, ma mi raccomando, Puck non deve sospettare niente. Oh, non ti preoccupare, Iaco, staremo zitti, zitti, zitti. Non credo che tu riesca a stare zitta per una settimana. Spiritoso, sarò muta come un pesce io. Stupido gatto, ci hai provato ancora, eh? Ciao ragazzi, io non vengo domattina. Sapete, vado a fare una scampagnata con i miei genitori. Noi prima mangiamo da mio zio e poi andiamo al cinema. Mia madre mi ha promesso di portarmi a sentire un concerto. Io invece vado assieme a mio padre a vedere la partita di basket. Domani si decide il campionato. Ciao ragazzi, ci vediamo. Puck, ci vediamo lunedì. Uffa, chi è adesso? Ciao Puck. Ciao Puck. Siamo venuti ad aiutarti. Ma voi non dovevate... Il concerto è stato annullato. Mio zio mi ha detto che quel film era veramente molto noioso. La partita è stata spostata. E soprattutto era tutto uno scherzo. Queste sono le mie patate. Le tue cominciano da lì. Che cosa succede qui? Se sbucciamo tutte le patate, può venire Puck a messa con noi. Dai ragazzi, entriamo. Ah, buonissima l'anitra alla pechinese. La prossima volta però vi inviterò tutti quanti a casa mia e mangeremo cucina somala. No, la prossima volta tocca a noi. Mia moglie cucina un asado veramente squisito. Mia moglie invece cucina malissimo, però siamo tutte e due medici, quindi non c'è da preoccuparsi. Ah, proprio una bella festa. Complimenti, Fra Iaco. Io non c'entro, è stata un'idea dei ragazzi e la trovo bellissima. Hanno voluto che fossimo tutti insieme. Se mi permettete, io e mia moglie vogliamo dire qualcosa.
Nel mio paese si dice tu guarda gli anziani e impara da loro. Qualche volta si può imparare anche dai più piccoli. Noi dobbiamo lavorare anche la domenica, ma quando abbiamo visto come lavoravate tutti perché Pac avesse la sua festa, abbiamo capito che voi avevate ragione. E così abbiamo deciso di fare qualcosa per la festa di tutti. Eh sì, perché la festa non ce la possiamo tenere esclusivamente per noi. Abbiamo deciso che la domenica sera questa sala del ristorante sarà per chi non può fare festa perché è solo o non ha soldi per mangiare. A proposito, ma non c'era per caso anche il gatto? Tommy è qui! E Merlino? Oh, dov'è Merlino? Chissà dove si sarà cacciato quel birichino. Boh! È rimasto al convento! Tranquilli, ragazzi, è qui! Quando c'è da riposare e mangiare senza sforzo, state tranquilli che Merlino c'è sempre! Oh! Siete già qui, non pensavo che aveste già acceso la televisione, ragazzi. Oggi ho bisogno di tutta la vostra attenzione perché ciò che vi sto per raccontare è molto importante. Dai 10 comandamenti. Eh sì, proprio quelli che tanti, ma tanti anni fa, Dio diede a Mosè sul monte Sinai. Erano due tavole di pietra sulle quali il Signore aveva scritto le leggi per il popolo di Israele. Oggi valgono ancora queste leggi. Ciao, Fra Giorgio, ma Gesù ci ha dato un nuovo e più grande comandamento. Amatevi gli uni e gli altri come io ho amato voi. Mamma! Tesoro, sempre questo raffreddore, eh? Mamma, posso andare a danza oggi? Rita, in queste condizioni è meglio che tu non ci vada. Te l'ha già detto anche papà. Ma dai, non ce l'ho la febbre, dai. Ma se l'hai avuta tutta la mattina. Dai, mamma, io ci vado lo stesso. No, mi dispiace, ma tu non ci vai. Per favore, la settimana prossima c'è il saggio, ci voglio andare. Sì, certo, la settimana prossima c'è il saggio. Ma adesso hai una brutta influenza e quindi stai a casa tranquilla. Perché non capisci? Tesoro, capisco benissimo. Però sono anche dottore, oltre che tua madre. Ciao. Rita? Rita? Rita, allora, come va l'influenza? Rita! Rita, dove sei? Che cosa vuol dire onorare? Significa che non bisogna mai disubbidire ai genitori. Io, qualche volta, il mio babbo non lo sto a sentire, ma la mia mamma sempre, perché se no mi arriva uno sberlone e sono dolori. I miei non mi hanno mai toccata con un dito, sono ubbidientissima. Onorarli non vuol dire far loro i complimenti e dirgli che hanno sempre ragione. Anzi, qualche volta sbagliano anche i genitori. Onorarli vuol dire dialogare con loro, collaborare, capire i loro punti di vista e perdonare anche qualche loro piccolo difetto. Ciao, Rita! C'è Hakim, signora! No, credo che sia andato a giocare al convento. Dovevate essere lì, no? Ma io oggi non ci vado. Ma tu sei raffreddata, sali in casa. Avete visto Rita? No, qui non si è ancora fatta vedere. Non fare complimenti, Rita. Prendi anche i biscottini al miele. Vuoi un'altra tazza di tè caldo? Io non voglio più stare con i miei genitori. Io voglio divorziare. Addirittura? E che cosa ti hanno fatto? Non mi capiscono. Lo sai, Rita, era la stessa cosa che pensavo anch'io della mia mamma. E poi? E poi mi sono accorta che ero io che non riuscivo a capire lei. Guarda quella foto. Sei tu? No, quella che vedi è la mia mamma. Io sono la bambina in braccio. Quando i miei genitori mi hanno portato in Italia, io avevo 5 anni. Nel nostro paese i bambini che riuscivano ad arrivare ai 10 anni erano pochissimi. Il viaggio è durato molto più di un mese. Loro hanno affrontato tanti sacrifici per darmi un futuro. Hanno subito ogni sorta di umiliazioni. Hanno rischiato di morire. Grazie alla loro fatica, al loro lavoro. Adesso tu hai un amico che si chiama Kim. Scusa, va.
Il papà e la mamma sono i tuoi angeli. Ma tu sai parlare? Quando serve. La vostra è una storia bellissima. Anche la tua è bella. Devi amare i tuoi genitori. Rita! Mamma! Ma perché sei scappata così? Ci hai fatto stare molto in pensiero, sai? Scusatemi, io ero molto arrabbiata. Scusaci anche tu, forse non ti abbiamo capita. Adesso andiamo a casa e ci misuriamo la febbre. Fragato! Entrate, ci vediamo giù! E adesso tocca a Giulio. Su, avanti, raccontaci. Allora, questo è il mio papà che riceve la laurea. Questa è la mia mamma con due amiche. La rossa ha gli occhi storti. Papà e mamma fidanzati. Prima o dopo la laurea in medicina? Boh, dopo credo. Sì, dopo. E adesso un grande applauso perché... sono io! Mamma! Sì, Rita, che c'è? Ho mal di gola. Adesso passiamo in farmacia a prendere qualcosa. Forse non vado a danza. È meglio così, tesoro, altrimenti ti potrebbe venire anche la febbre. Mamma! Sì, Rita, dimmi. Quando sarò grande ti terrò sempre con me. Che bello, ci conto proprio. Sai, la mamma di Hakim si prende cura della nonna. Sì, lo so. È una nonna simpaticissima. Senti, e il tuo papà? Lo lasciamo da solo? Anche papà, staremo sempre insieme. Una mano per te, l'altra mano per te, batto le mani per te. Una mano per te, l'altra mano per te, e il piede per te, l'altro piede per te. Se cammino per te, una mano per te, l'altra mano per te. Guardo in alto per te, guardo in alto per te, guardo in basso per te. Oh! Siete già qui? Non pensavo che aveste già acceso la televisione, ragazzi. Oggi ho bisogno di tutta la vostra attenzione perché ciò che vi sto per raccontare è molto importante. Riguarda i 10 comandamenti. Eh sì, proprio quelli che tanti, ma tanti anni fa, Dio diede a Mosè sul monte Sinai. Erano due tavole di pietra sulle quali il Signore aveva scritto le leggi per il popolo di Israele. Oggi valgono ancora queste leggi. Ciao, Fra Giorgio, ma Gesù ci ha dato un nuovo e più grande comandamento. Amatevi gli uni e gli altri come io ho amato voi. Mamma, alla TV hanno detto che uno va sulla sedia elettrica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è condannato a morte. Insomma, lo uccidono. Già, purtroppo, Giulio, succedono ancora queste cose. Ma è giusto, lui ha ammazzato delle persone e di conseguenza ammazzano lui. Non è giusto per niente, solo nei paesi incivili c'è la pena di morte, Giulio. Giulio, è Giovanna. Dice che devi correre subito da Fra Jacopo al convento. Che cosa è successo? Non ho capito bene, sta piangendo. Deve essere successo qualcosa a Merlino. Vado. Porta la scala, Pac! È
Eccola! Veloci! È legato come un salame, poverino! Dai, Hakim, ci sei! Prendilo piano! È terribile! Chi può aver fatto una cosa del genere? Guardate, ha sangue qui! Accidenti, qualcuno lo ha picchiato! Ragazzi, Giovanna ha scoperto chi ha legato Merlino! Dai, allora diccelo! Sono stati quelli della quinta C. Li ho sentiti durante l'intervallo. Che cosa? Ridevano e parlavano di quello che hanno fatto a Merlino. Lo sapevo. Fanno dispetti a tutti. Una volta hanno picchiato un mio amico. Loro ti hanno vista? No, era nascosta dietro alla porta. Adesso prepariamo una bella sorpresa a quei cretini. Vedrai se dopo ridono ancora. E allora? Ce l'ho. Eccola. E questo mostriciattolo sarebbe il loro cane. Sì, cattivo come loro. Attenta, sta arrivando Fraiaco. Ciao a tutti. Ciao, Fraiaco. Il vede bene? Sì, sta meglio. Forza, entriamo. Adesso vi voglio parlare del quinto comandamento. Non uccidere. Adesso no, Fraiaco. Abbiamo molto da fare. Cosa state tramando, piccole pesti? Oggi siete strani. Niente. Sara... Va bene, ci vediamo dopo. Tanto anch'io oggi ho una cosa da fare. Allora, controllo delle armi. Bastone. Sì, ce l'ho. Bene, martello. Ce l'ho. Ma quella è una chiave inglese. Quando la sentirà in testa, quello stupido cane non si accorgerà della differenza. L'accetta per la cuccia chi ce l'ha? Eccola. Ma che accetta è? Ho solo questa. Gliela faremo vedere noi, così quelli imparano. Andiamo. La cuccia è là, dietro quell'albero. Eccola, andiamo. Ma quel cagnaccio dov'è? Se cercate un bassotto siete arrivati tardi. Ma Fraiaco! Si è nascosto da qualche parte. È più furbo di voi. Ma che tra... Siamo qui. Me l'ha detto Pico, fortuna che vi ho seguiti dal convento. Ma Fraiaco, non è giusto, gliela dobbiamo far pagare cara a quelli. Bravo, così poi loro se la prenderanno di nuovo con Merlino. Magari lo faranno fuori, poi voi gli ammazzerete il cane. Poi loro, che so, vi bruceranno la casa. Allora voi gli farete saltare le macchine e così via. Complimenti, proprio una bella gara, sapete? Quello che volevate fare era una cosa sciocca. Sapete come si chiamava nel passato? Legge del taglione. Occhio per occhio, dente per dente. No, Fraiaco, non è così. Occhio per occhio, cane per gatto. Fraiaco, adesso la legge del taglione non c'è più. Dopo Gesù c'è solo la legge dell'amore e del perdono. Però in molti paesi c'è la pena di morte, me l'ha detto la mamma. Purtroppo è vero, però ci sono molte persone che si stanno battendo per eliminarla. A uccidere si fa presto, è molto più difficile far vivere chi ha commesso il male. Fraiaco, tu che cosa faresti a un uomo che ha ammazzato? Uno che ha ammazzato è uno che non sa quanto sia bello vivere. È l'uomo più povero. Bisognerebbe ridargli la vita, non togliergliela. Scusa, Iaco, ma se uno ti ha ammazzato, che so, un cugino, uno zio, oppure un amico? Anche se avesse ammazzato mio padre, se tu lo uccidi, che cosa risolvi? Che cosa guadagni? Beh, così un'altra volta sta attento ad ammazzare qualcuno. Hai solo fatto morire un'altra vita creata da Dio. A questo porta la vendetta. Tu hai ucciso uno dei miei e io uccido uno dei tuoi. E così non ci si ferma più. Ci sono tanti luoghi dove queste vendette continuano da così tanto tempo che non ci si ricorda nemmeno più chi ha cominciato. Quindi noi dovremmo perdonarli, quelli della quinta C. Io non li perdono. Giusto, non se ne parla nemmeno. Prima lo picchiano e poi gli regalano un fiocco nuovo. Che strani che sono quelli lì. Non sono strani, hanno solo capito. Anche noi siamo davvero strani. Prima volevamo picchiare quel cagnaccio. E poi gli abbiamo regalato una cuccia nuova. Non è strano, è il perdono. Eh sì, il perdono fa fare cose straordinarie, sorprendenti. Proprio così. Oh!
Siete già qui? Non pensavo che aveste già acceso la televisione, ragazzi. Oggi ho bisogno di tutta la vostra attenzione perché ciò che vi sto per raccontare è molto importante. Riguarda i 10 comandamenti. Eh sì, proprio quelli che tanti, ma tanti anni fa, Dio diede a Mosè sul monte Sinai. Erano due tavole di pietra sulle quali il Signore aveva scritto le leggi per il popolo di Israele. Oggi valgono ancora queste leggi. Ciao, Fra Giorgio, ma Gesù ci ha dato un nuovo e più grande comandamento. Amatevi gli uni e gli altri come io ho amato voi. Adesso spengo, se no non finiamo i compiti. No, aspetta! Aspetta! Che c'è? Voglio vedere questo spot. Mi piace. Sei ogni giorno più bella. Il mondo cambia. E che cosa c'è di speciale, Rita? È bellissima, non vedi? Vorrei tanto essere come lei. Fra Jaco, quanti chilometri hai fatto? Tre o forse quattro. No, solo 4 chilometri. Guarda che corro per tenere in forma il mio corpo, non per vincere le Olimpiadi. Lo sai che nella palestra dove va il mio papà ci sono degli uomini che fanno 4 o 5 ore di esercizi tutti i giorni della settimana? Tutti i giorni? Ma non si stancano mai. Però hanno certi muscoli. Sì, muscoli gonfiati. Sono le donne che si gonfiano dappertutto. Anche la bocca si gonfiano. Fra Jaco, ascolta, ma tu non li fai mai i pesi? E perché mai dovrei stare delle ore a sollevare chili di ferraglia davanti allo specchio? Non è tanto importante essere muscolosi. È importante cercare di restare in buona salute, perché il corpo che abbiamo è una bella macchina. Può fare un sacco di cose, può aiutare gli altri ed essere al servizio di chi ha bisogno. Sul giornale c'è scritto che gli uomini si guardano allo specchio molto più delle donne. Ma noi uomini non ci trucchiamo mica. Non c'è niente di male a truccarsi. Stop, ho capito. Qualcosa mi dice che... Oggi parliamo del corpo. Sei ogni giorno più bella. Il mondo cambia intorno a te. Rita, sei sempre davanti allo specchio. Mamma, cosa ne dici? A te piace il mio naso? Non solo il tuo naso, a me piaci tutta. Io invece mi faccio schifo, sai? Ma che cosa stai dicendo, sciocchina? E io invece me lo voglio rifare il naso. Io sono Rita e son la più bella. Quando son grande farò la modella. Mi trucco gli occhioni di rosso e di blu. La mamma mi compra un nasino all'insù. Oh, cretini, non siete più miei amici. Non prendertela, stavamo solo scherzando. Non vi voglio più vedere. Di oggi pomeriggio c'è la raccolta delle mele. Non ci vengo. Perché? Mi si rompono le unghie e mi si rovinano le mani. Ma che dici? E poi io sono allergica alle mele, non ci posso venire. E io sono allergica alle lagne. Vattene, non voglio più vedere nemmeno te. Forza ragazzi, questo è meglio della palestra. Qui i pesi si possono mangiare. Oh! Ma soprattutto si lavora per i poveri del quartiere. Come mai Rita non è venuta? Ha litigato con tutti, ha detto che non è più nostra amica. Lei farà la modella e non può fare questi lavori. È chiaro. Chissà, forse si rifarà anche il naso. Anch'io vorrei rifarmi il naso. Io vorrei avere gli occhi azzurri. Io vorrei essere un pochino più alta. A me piacerebbe cambiare il colore della mia pelle. Vorresti essere bianco o preferiresti giallo? Ma no, vorrei essere solo più scuro. Ragazzi, nella vita non importa se uno è bello o brutto, grasso oppure magro, ragazza o ragazzo. Quello che conta veramente è che ognuno porti qualcosa delle proprie capacità. Achime è agile come una pantera e sa andare più veloce sugli alberi. Giulio ha le spalle più forti e sa portare una cassetta piena. Pac ha molto colpo d'occhio e sa scartare le mele marce.
Giovanna è la più ordinata di tutti. E come prepara le cassette lei? Via! Ma era marcia! No, signore, non lo era. Quando c'è un difetto serio o una malattia, allora sì che è necessario intervenire sul corpo. Ogni giorno in ospedale vedo bambini malati e ringrazio sempre Dio di avere una figlia carina, ma soprattutto in buona salute. Lo sai, mamma, il mio naso non è poi così male. Basta non guardarlo troppo. Solo se imparerai ad accettare il tuo corpo, riuscirai a voler bene agli altri così come sono, con la loro fisionomia. Anche quando non stanno bene, anche quando sono vecchi e infermi. Sono stata una sciocca con i miei amici. Pensi che mi vorranno ancora con loro? Bentornata, Rita. Adesso sì che siamo contenti. Stavamo parlando della purezza, vero, ragazzi? La purezza è quando vedi una cosa bella e ti dispiace che si rovini. La purezza è limpida e non è sporcata da niente. Tutto vero. Vedete, la purezza è donarsi con gioia. È donarsi con disinteresse, senza aspettarsi niente in cambio. Come l'amore che hanno i vostri papà e le vostre mamme. Che cos'è la cosa più sacra che noi abbiamo? Beh, è la chiesa. Il crocifisso. Il camposanto, credo. No, fermi tutti, sbagliato. La cosa più sacra che abbiamo è più vicina a noi. È il nostro corpo. Sì, proprio così. Così come siamo fatti, alti e bassi, grassi e magri. Il corpo è prezioso come l'anima perché è il tempio dello Spirito Santo. E cosa vuol dire, Fra Jaco? Vuol dire che risorgerà con Gesù. E sapete dirmi invece cos'è impuro? Ciò che fa diventare il corpo una cosa. Una specie di giocattolo da esibire. Spesso la gente passa la sua giornata a cercare di rendersi bella e così non si accorge che rinuncia alla sua faccia in cambio di una brutta maschera. Così, per diventare belli, si diventa meno belli. Esatto, Rita, hai proprio ragione. E con questo naso come starà? Oh, ecco come stai! Oh! Siete già qui? Non pensavo che aveste già acceso la televisione, ragazzi. Oggi ho bisogno di tutta la vostra attenzione perché ciò che vi sto per raccontare è molto importante. Riguarda i 10 comandamenti. Eh sì, proprio quelli che tanti, ma tanti anni fa, Dio diede a Mosè sul monte Sinai. Erano 2 tavole di pietra sulle quali il Signore aveva scritto le leggi per il popolo di Israele. Oggi valgono ancora queste leggi. Ciao, Fra Giorgio, ma Gesù ci ha dato un nuovo e più grande comandamento. Amatevi gli uni e gli altri come io ho amato voi. Oggi tutti a scuola da San Francesco. Ma Fra Jaco, oggi è vacanza e non dobbiamo andare a scuola. Questa è una scuola speciale, non hai ancora capito? Faremo un bel picnic sull'erba tutti insieme. Fra cuciniero ha preparato dei panini alti 2 volte le... Ah, che bello, finalmente si mangia. Aia, quello lì ci mette sempre della terribile mostarda che sa di minestrone. Ah, ragazzi, annusate questa bell'aria profumata. Io non sento proprio nessun profumo, Fra Jaco. Volevo dire che Dio ha creato il mondo perché ognuno di noi ne potesse godere come se fosse un suo dono. San Francesco amava tutte le creature perché sono un regalo che Dio ci fa tutti i giorni. E un regalo non si butta mai via. È questo che vuol dire, Fra Jaco, vero? Proprio così, Rita. Non si può sciupare un regalo e non lo si può tenere solo per sé. Noi non siamo i soli padroni delle cose e degli animali. Ma Giulio, tu non mi stai ascoltando. Sì che ti ascolto. Me lo fai vedere un attimo, per favore? No, no. E perché, scusa? Mica te lo mangio. Perché se lo do a te, poi lo devo dare a tutti quanti. E allora niente. Ma sei proprio un egoista. Te lo puoi tenere il tuo binocolo. Giulio, perché fai così? Fra Jaco, ma qui è chiuso. Ma no, che dici? Ci sarò già passato almeno 1000 volte. Però questa volta non ci passiamo. È proprio bloccato. Non capisco. Oh, glielo spiego subito, mio caro signore. Siete entrati in una privata. Proprietà privata? Mi risulta che questo posto sia sotto l'amministrazione del comune e quindi è proprietà di tutti. Questo posto era solo una palude, ma grazie ai miei soldi l'ho trasformato in un meraviglioso campo da golf. E perché questa sbarra?
Lei capirà, sono stato costretto a recintare con tutti i ladri che ci sono in giro. Caro signore, mi dispiace dirlo, ma questa volta il ladro è lei. Avevo ragione, guardate. La proprietà del ricone arriva solo fin qua. E allora questo non è suo. E nemmeno questo. Già, tutto il corso del fiume deve essere libero e deve rimanere a disposizione di tutti. Quel ciccione si sta portando via la parte più bella del parco. Se quel grassone continuerà ad ampliare il suo campo, i falchi e le rane scompariranno. Lui dice che bonifica, invece malefica. Ah, bravo Giovanna. Questa la scriviamo nella lettera per il sindaco. Scattate qualche foto, dobbiamo mostrargli tutto. Ragazzi, i falchi volano via e va bene, ma le povere... Dove vanno a finire? Vanno a finire sulle strade asfaltate e le macchine le schiacciano. Svelto, Giulio, passami il tuo binocolo, ho visto qualcosa laggiù. Ma dov'è? In quello zainetto non trovi mai niente di niente, sembra la borsa di mia madre. Sei sicuro che non l'hai dimenticata a scuola? Vi dico di no, me l'hanno rubato. Adesso mio padre che mi fa? Jeanette, posso chiederti una cosa? Dimmi, che guai hai combinato stavolta? Vedi, non è una cosa che riguarda proprio me, ma un mio amico di scuola. E che cosa ha combinato questo tuo amico? Ma mettiti in posa che mentre mi parli ti faccio un ritratto, così mi alleno un po'. Ha fatto un piccolo scherzo. Beh, che c'è di male? Uno scherzo è divertente. Ma questo non è divertente. Cioè, lui voleva farlo divertente, ma adesso è diventato brutto. Invece di farmi gli indovinelli, perché non mi dici cosa è successo? Lui ha preso una cosa dallo zaino di un nostro compagno. Ha rubato a un compagno? No, non ha proprio rubato. Voleva solo punire quel suo compagno perché non presta le cose. Solo che adesso questo tuo amico non sa come uscire dalla situazione, è vero? Sì. Quel tuo amico ha la mamma e il papà? Sì. E hanno certamente insegnato il rispetto per gli altri, come i nostri genitori l'hanno insegnato a noi, giusto? Sì. E lo sa, questo tuo amico, che il primo modo di rispettare gli altri è quello di rispettare le cose che hanno senza rovinargliele o portargliele via? Sì che lo sa. E allora io ti consiglierei di dire subito al tuo amico di restituire quello che ha preso, perché rubare è una cosa bruttissima. E se gli altri si arrabbiano con lui? Digli che tutti qualche volta siamo un po' stupidi. Anche a me capita di sbagliare. L'importante è non farsi prendere dalla paura. Lo conosci bene, questo tuo amico, no? Sì. Allora diglielo. Ah, un'altra cosa. Digli di nasconderlo meglio il binocolo, perché vedi, Hakim, sulla scrivania si vede benissimo. E poiché sia le vecchie mappe che ho trovato al convento, sia le nuove foto parlano molto chiaro... Fate silenzio! Il sindaco ha deciso che noi abbiamo ragione. Questo posto è un bene per tutti, persone e animali. È stata quindi ordinata la rimozione immediata di tutte le recinzioni. Dovrà restituire la brughiera ai suoi legittimi proprietari. Mi sa che lei ha perso la partita, signore. Scusami, volevo solo farti uno scherzo. Lo sai che cosa ti dico? Non vuoi dare un'occhiatina? È proprio il caso di dire che abbiamo preso due piccioni con una fava. Quando cominciano a mettere in mezzo i proverbi si sa dove cominciano, ma non si sa mai dove finiscono. Il primo piccione è Hakim, che ha trafugato una cosa che non gli apparteneva, ma poi, visto che è veramente amico del proprietario, ha fatto una cosa bellissima, restituendo il binocolo e chiedendo poi sinceramente scusa a Giulio. E possiamo sapere chi è il secondo piccione? Il secondo è proprio Giulio, perché anche lui, in un certo senso, ha un po' rubato. Ma come, fra Jaco? Cosa dici? Il binocolo era suo. Sì, ma non è stato capace di condividerlo con i suoi amici. Sapete che cosa dice San Francesco? Che la gioia più bella sta nel condividere ciò che si ha con quelli che invece non ce l'hanno. Perché le cose in realtà non sono nostre, non ci appartengono. Appartengono a Dio, noi le dobbiamo solo utilizzare al meglio per la felicità di tutti. E chi si tiene tutto quanto per sé è come se rubasse un po' anche agli altri. Però c'è un terzo piccione, fra Jaco. Ce l'hanno su con i piccioni oggi. Ho molti soldi, ma ho sempre pensato di essere una persona onesta. Voi invece mi avete fatto sentire come un ladro.
E per colpa vostra ho preso una decisione. Il campo da golf non ci sarà più, ma ho deciso di destinare tutti quei soldi alle persone che soffrono, che non hanno nulla. Mi sembra una partita molto più interessante. Oh! Siete già qui, non pensavo che aveste già acceso la televisione, ragazzi. Oggi ho bisogno di tutta la vostra attenzione perché ciò che vi sto per raccontare è molto importante. Riguarda i 10 comandamenti. Eh sì, proprio quelli che tanti, ma tanti anni fa, Dio diede a Mosè sul monte Sinai. Erano due tavole di pietra sulle quali il Signore aveva scritto leggi per il popolo di Israele. Oggi valgono ancora queste leggi. Ciao, Fra Giorgio, ma Gesù ci ha dato un nuovo e più grande comandamento. Amatevi gli uni e gli altri come io ho amato voi. Fra Leonardo, che cosa fai? Faccio un Pinocchio? Ma un momento, voi bambini moderni sapete ancora chi è Pinocchio? Certo che lo sappiamo, ma poi parla! E come no? Dice le bugie e gli si allunga il naso. Fra Iaco, lo sai che da bambina credevo che con le bugie si allungasse il naso davvero? E così hai smesso di dirle? Sì! Bugia! Cioè, insomma, non le dico quasi mai! Molto spesso! Non è vero, bugiardo! La fiaba di Pinocchio è quella che preferisco. Perché c'è la fata dai capelli turchini, vero? No, perché Pinocchio ne combina di tutti i colori. Non va a scuola, sta a divertirsi con i suoi amici nel paese dei balocchi. Però c'è sempre il grillo parlante che gli dice quello che deve fare. A me mi sta proprio un po' antipatico. Quando Pinocchio comincia a provare sentimenti veri, a preoccuparsi per il suo papà, a piangere, a chiedere perdono, allora diventa un essere umano vero. Un essere umano in carne ed ossa. Quando siamo falsi, invece, è come se fossimo di legno. Lo sentite? Ecco, non c'è niente dentro. Mi lasciate finire in pace questo lavoro? A lanciare il sasso e a rompere il vetro. Voglio sapere chi è stato. Qualcuno poteva farsi male. Va bene, vuol dire che punirò tutti quanti. Ma sei sicura? Ti dico che è stato lui. Ma pa' che sincero, se era stato lui lo diceva. Sincero? Mica tanto sincero. Ma perché dici così? Pa' che è un nostro amico. Amico, eh? Dice delle cose di te. Di me? E che cosa dice? Che sei spilorcia, perché non vuoi mai comprare la merenda. Cosa? Io non l'ho sentito, però mi Lisa. Ah, sì, eh? Aspetta, gli telefono subito. Perché? Credi che ti dirà la verità? Hai ragione. Ho deciso che non gli rivolgerò più la parola. Non è vero, non sono stato io. Giovanna ti ha visto. Giovanna è solo una bugiarda cicciona. E tu sei un muso giallo. Ah! Ragazzi, ma che cosa fate? Smettetela! È stato lui, maestra! Ma come? Litigate tra voi che siete amici. Lui non è più mio amico. Giulio non è più mio amico, avete capito? Perché non è più come prima, è diventato cattivo. Non dovevi andare al convento a giocare? No, non ne ho più voglia. Ma perché te ne stai sempre chiuso in casa? Vai con i tuoi amici. Io non ho amici, non più. Su, dimmi cosa ti hanno fatto. Sono tutti dei bugiardi. Io non ci voglio più andare a scuola. Hanno detto una brutta cosa su di te? Sì. E non è vero quello che hanno detto? No, non è vero. E allora non devi essere triste. Vedrai che alla fine capiranno. Ricordati, è sempre più forte di ogni menzogna. Ragazzi, voglio fare un gioco con voi. Che gioco? Il gioco della verità. Che cosa vedete? Ma io vedo un vaso. Certo, un vaso. Ma
se facciamo così, vediamo se la verità cambia. Già, è vero, sono due facce. Davvero forte. Visto? Bisogna guardare bene le cose perché gli occhi qualche volta raccontano bugie. È il cuore che ci fa capire la verità. Se per esempio qualcuno vi dicesse che quel Pinocchio può camminare, ci credereste? Certo che no. Non siamo mica stupidi. Guardate. Aiuto, si muove. Ancora una volta non avete osservato bene. Questo ha l'apparenza di un burattino, ma non lo è. È un bambino in carne ed ossa. Puck! Non si deve giudicare solo da quello che si vede. Vedere uno con un sasso in tasca non vuol dire che automaticamente ha rotto un vetro. E ascoltare uno che dice di aver sentito qualcun'altra cosa non è come avere ascoltato con le proprie orecchie. Hai ragione, Puck, ti chiedo scusa. Tutti ti chiediamo scusa. C'è una parte nascosta delle persone che è più importante di quella che si vede, e quella parte è il cuore. E adesso vi lascio perché avrete molte cose da raccontarvi. Partenza! Oh no, sono in riserva! Tu conosci Puck? Certo, sta in classe con me. Ma sai una cosa? Ha detto che tu sei una stupida. Ah sì? Ma davvero? Sì, l'ha sentito un mio amico. E tu sai una cosa? Non ci credo. Ma perché? Perché Puck è un mio amico e io so bene che posso fidarmi di lui. Oh! Siete già qui, non pensavo che aveste già acceso la televisione, ragazzi. Oggi ho bisogno di tutta la vostra attenzione perché ciò che vi sto per raccontare è molto importante. Riguarda i 10 comandamenti. Proprio quelli che tanti, ma tanti anni fa, Dio diede a Mosè sul monte Sinai. Erano due tavole di pietra sulle quali il Signore aveva scritto le leggi per il popolo di Israele. Oggi valgono ancora queste leggi. Ciao, Fra Giorgio, ma Gesù ci ha dato un nuovo e più grande comandamento. Amatevi gli uni e gli altri come io ho amato voi. Passa! Tira, Giulio, forza! Se entra, questo canestro lo dedico a Carlotta. Carlotta? E chi è? Carlotta è la sua fidanzata. È una delle mie tante fidanzate. Allora, si comincia a giocare o no? Perché? Quante fidanzate hai? 5. Luisa, Francesca, poi c'è Anna Maria, quella della quarta B, e poi Giovanna. Io non sono la tua fidanzata, Giulia. E allora perché sei diventata rossa? Che scemo! Ma allora tu fai addirittura collezione di fidanzate. Vuole. Si perde anche il pallone. E addio collezione. Tutta invidia. Fraiaco, ma tu ce l'hai una fidanzata? Una sola e mi basta. Perché dedico tutti i miei sforzi a lei. A proposito di collezioni, vi racconto una favola. Io vado a casa, ciao a tutti. Ma dai, Giovanna, aspetta. Vai a casa a piedi. Bimba, devi scendere, l'autobus si ferma qui. C'era un signore molto ricco che faceva collezione di gatti. Aveva costruito una rete internazionale, Intergat, per avere informazioni sui gatti più belli del mondo. Un messaggio dalla Cina, e il giorno dopo il ricco signore era là, vedeva il gatto, se ne innamorava, lo comprava e se lo portava a casa. Ma l'amore durava poco perché il giorno dopo scopriva uno stupendo persiano in Argentina. Via di corsa e un altro gatto si aggiungeva alla collezione. Così passava la vita il ricco signore nella sua grandissima casa, sempre più... Ogni tanto doveva mandarne via qualcuno perché diventava vecchio e si trovavano gatti sempre più belli e più giovani. Per un attimo il signore si dispiaceva, ma poi gli passava perché pensava al prossimo gatto che avrebbe avuto. Dimmi pure. Che sa dire dove si trova via dei Mi dispiace, non lo so. Grazie lo stesso. Ehi, perché piangi? Vieni con me.
All'inizio i gatti avevano un nome, ma ormai erano diventati così numerosi e cambiavano talmente presto che il ricco signore aveva cominciato a chiamarli usando dei numeri. Era arrivato al gatto 2001, uno stupendo siamese con gli occhi azzurri come il mare e che veniva dalla Russia. I gatti del ricco signore erano sempre più belli, ma lui era sempre più scontento. Mi manca qualcosa, pensava. Vorrei un gatto che non ho mai avuto. Ma nemmeno lui sapeva che cosa voleva, finché un giorno, camminando per una strada dei quartieri poveri della città, vide il gatto che stava cercando. Era meraviglioso, con il pelo striato rossiccio, gli occhi verdi fiammeggianti e un incedere maestoso. Il ricco signore lo guardò per interi minuti senza parlare. Quel gatto deve essere assolutamente mio. Presto, dobbiamo aiutare Giovanna. Non mi si ricordi, andiamo subito. Che c'è? Dobbiamo scappare. Ma non ci puoi lasciare così, come va a finire? La finirò venerdì sera, adesso venite con me. Ehi, sono qui! Allora, passata la paura? Mm-hmm. Ma perché non hai telefonato subito? Non volevo farvi stare in pensiero. Tesoro, guarda, che stare in pensiero è il mio mestiere. Io sto in pensiero fin da quando tu eri così, anzi da prima. Tu non c'eri ancora e io stavo già in pensiero. Papà, quando hai conosciuto la mamma? Dunque, vediamo un po'. Avevo 25 anni, sì. Sono andato con gli amici a un concerto e lei era lì, in mezzo all'orchestra. E tu che cosa hai fatto? Niente, l'ho guardata per tutta la sera. E poi ho aspettato che uscisse, mi sono avvicinato e le ho detto, balbettando, sì, signorina, lei ha suonato l'oboe in maniera sublime. Detto? Guardi che io suono il fagotto. Che figura! E ti sei innamorato subito? No, ci è voluto un bel po' di tempo, diciamo almeno una mezz'oretta. Papà, tu hai avuto molte fidanzate? Oh beh, qualcuna l'ho anche avuta, non sono poi da buttare via. Ma perché hai scelto la mamma? Perché... perché fra tutte le donne che ho conosciuto la mamma era quella più vicina al mio cuore. Era quella che stimavo di più. Quella con cui volevo fare tante cose. Avevo tanti progetti con lei. Volevo mettere al mondo una bambina che si perdesse per strada. Lo sai, Giovanna, ti puoi innamorare molte volte, ma c'è una persona che trovi una sola volta nella vita. E io, la mamma, non la lascerò mai, per niente al mondo. La 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 la. Allora ragazzi, che ne dite? Rivincita basket? No, prima la favola. Ah sì, dove eravamo rimasti? Il ricco signore ha visto un gatto bellissimo di una razza sconosciuta. Il ricco signore domandò in giro a chi appartenesse quel gatto, ma nessuno lo sapeva. Allora decise di seguirlo, ma il gatto si nascondeva. Finalmente il quadrupede entrò nella porticina. Il ricco signore, pieno di speranze, bussò. Nessuno si fece vivo. Allora decise di entrare. È suo quel gatto? Chiese. Gino sta con me fin da quando ero bambina. Gino, pensò il ricco signore, che nome stupido. Quando sarà con me, glielo cambierò. Sarà il gatto 2002. Signora, io sono molto impegnato e purtroppo non ho molto tempo da perdere. Vengo subito al punto. Sono molto interessato al suo gatto. Credo che per un milione potremo metterci d'accordo. Hai sentito, Gino? Vali un milione. 3 milioni. Nessun gatto può valere più di così. Non mi separerei mai da Gino. Facciamo... Nemmeno se lei mi offrisse 50 milioni. Gino è sempre vissuto qui, l'ho visto nascere, l'ho cresciuto. Mi permetta, con quei soldi lei potrebbe riparare la casa, comprarsi dei vestiti nuovi. Ma io non voglio nessun altro gatto, voglio solo Gino. Voglio quel gatto, disse il ricco signore e si scaraventò sulla vecchia per rubarglielo. Aia, bestiaccia, mi hai graffiato, lasciami, 100 milioni. Continuava a urlare piagnucolando il ricco signore. La porta, ma la vecchia signora aveva messo la serratura e si era riseduta davanti al camino con il gatto in grembo. Bella storia! Bellissima! Bellissima! Adesso vi faccio una domanda. È meglio avere tutti i gatti più belli del mondo oppure avere un gattino solo, occuparsi di lui e volergli bene? Io voglio avere solo Merlino, è il più bello di tutti. Ricordatevi che chi colleziona è uno scontento. Perché c'è sempre qualcosa che gli manca.
Invece le cose belle sono uniche, come l'amore delle vostre mamme e dei vostri papà, che si sono scelti per vivere la vita insieme. Oh! Siete già qui, non pensavo che aveste già acceso la televisione, ragazzi. Oggi ho bisogno di tutta la vostra attenzione perché ciò che vi sto per raccontare è molto importante. Riguarda i 10 comandamenti. Eh sì, proprio quelli che tanti, ma tanti anni fa, Dio diede a Mosè sul monte Sinai. Erano due tavole di pietra sulle quali il Signore aveva scritto le leggi per il popolo. Oggi valgono ancora queste leggi. Ciao, Fra Giorgio, ma Gesù ci ha dato un nuovo e più grande comandamento. Amatevi gli uni e gli altri come io ho amato voi. Adesso tocca a me. Ti piace, eh? È mitico. Ragazzi, lo volete sfondare quel pavimento? Ma se abbiamo appena cominciato a giocare, mamma! Va bene, ma giocate a qualcos'altro adesso. Ok, faccio vedere ad Hakim i miei giochi più nuovi. Guarda questo. Mi fai provare? Questo mi è arrivato direttamente dal Giappone. Qui da noi non è ancora in vendita. La tua stanza è bellissima. Io starei sempre chiuso qui dentro. Stai attento, vuoi che ti aiuti? No, papà, faccio da solo. Che cos'hai nel pacco? È un bellissimo vaso cinese della dinastia Mio. Non devi preoccuparti, lascia perdere. Forse è più utile quello che c'è qui dentro. Sono vestiti, Fra Jaco. Grazie, i bambini del centro di accoglienza hanno davvero bisogno di un vostro aiuto. Come sta andando la raccolta? Abbastanza bene. Ecco, Hakim. E i tuoi pacchi? Non ce li ho. Ma come, tu non porti niente? Devo ancora finire di incartarli. Niente paura, ragazzi. Ci restano ancora due domeniche di tempo. Su, andiamo. Bello quel piumino, è nuovo. No, ce l'ho da 2 anni, ma mi piace perché tiene molto caldo. Buone notizie. Sta arrivando la zia. Mi aiuti a prepararle il letto? Ma perché sempre qui? Perché tu hai la stanza più grande. Non vorrei mica farla dormire in giardino, poverina. Uffa, non posso mai stare in santa pace. Hakim, cosa c'è che non va? Mamma, ma perché abbiamo la casa così piccola? Ma come? Fino a ieri dicevi che era una casa grande e bellissima. No, non è bellissima. Quella di Giulio sì che è bellissima. Ha un terrazzo enorme. Ci si può giocare anche a basket. Ha la piscina, le tapparelle magiche. Poi la sua stanza è molto... più spaziosa della tua. E allora? Anch'io voglio i giochi che ha lui. Dove metterli i giochi? Non è vero, i miei sono vecchi. Ormai fanno schifo. Ringrazia di averli. Non tutti i bambini sono fortunati come te. Fanno schifo! Desideri! Desideri! Hakim, la cena è pronta! Sì, va bene, arrivo! Mi piacerebbe sapere a che cosa stai pensando, ragazzo. A niente. Ma perché mi hai fatto venire qui? È da un po' di giorni che ti vedo molto arrabbiato. Il nostro scopo è dare un sorriso a quei poveri bambini, non metterci a litigare tra noi. Io non voglio aiutare nessuno, tanto lo so che ce l'hanno tutti con me. E tu ce l'hai con qualcuno? Giulio si dà sempre un sacco di aria. E ha anche un sacco di cose che ti piacciono. Vieni, andiamo a farci un bel giro. In queste celle dormiamo noi frati. Sono più piccole della mia stanza. Pare qui viviamo diversi momenti della giornata. Quando siamo soli, studiamo e preghiamo. Ma non c'è il televisore. Se è per questo, qui al convento non c'è nemmeno il forno a microonde. Né tante altre cose di cui possiamo fare a meno. Cosa mangi, Fra Giorgio? È quello che c'è oggi. Un po' di pane e un buon minestrone pieno di verdure. Buono, com'è appetitoso. Quando ci sono poche cose, tutto diventa molto più buono. A proposito, Hakim, accompagnami a fare la spesa. Fra Jaco, si può sapere dove andiamo? Oh, bella, al supermarket. Al supermarket? Ma allora si va dall'altra parte.
Questo è uno migliore. Con non manca niente. E poi è tutto gratis. Gratis. Guarda questo campo coperto di neve. Che cosa vedi? Vedo un campo coperto di neve. Eh no, guarda meglio. Non vedi una grandissima coperta bianca che tiene al caldo tutte quante le cose? È vero. E non vedi che sotto la coperta c'è già qualcosa che sta crescendo? Germogli, che diventeranno pianticelle. E poi spighe dorate che diventeranno pane per la tua colazione. E poi le gemme che diventeranno fiori. Eh già, pieni di profumi inimitabili. Noi siamo ricchi perché Dio ci ha dato tutto quello di cui abbiamo bisogno gratuitamente. La nostra vera ricchezza non è un giocattolo in più. Sono le persone e gli amici che ci vogliono bene. Mi sono comportato male con la mamma. Lei fa sempre tante cose per me. Dai, aiutami. Dobbiamo cercare una cosa preziosa per Fra Giorgio. Ma preziosa come? Ecco, forse ho trovato. Che bello! Sembra scolpito! Hakim, domani vieni a giocare da me? Sì, certo. Perché fai quella faccia? Ma il campo da basket l'avete tolto. Quale campo? Beh, quello sul terrazzo, no? Ma è stato. E dove sono finiti tutti i giochi che avevi? Da nessuna parte. Sono tutti qui. E il televisore al plasma? Papà ha deciso di non comprarlo. Costa troppo. Ma no, era là. Da quella parte c'era la piscina e... Vedi di finirla, Hakim. Siediti qui, che facciamo un nuovo gioco che mi ha insegnato mio padre. Si chiama Scacchi.